con un grandissimo critico Valerio Caprara, adesso all'interno di Film Commission. Napoli sta tornando ad avere una dimensione molto centrale con Morra. Abbiamo visto che comunque l'operazione Miura Giusti è stata funzionale anche ad aprire una porta sul cinema di genere. Il Gomorra è un po' figlia di questa, di questo patto. E poi c'è la centralità di Napoli con il Sorrentino, con il Borrone, con un posto al sole. Come valuta questo aspetto? Anche se il nostro Valerio, tifoso della Roma, in realtà culturalmente sembra quasi la capitale culturale italiana, se si può dire. Sì, è vero. È tutto molto vero, anche se in fondo Napoli, la sua tradizione, il cinema in Italia, è nato a Napoli e questo è un luogo comune ormai. Quindi l'ha sempre mantenuto questo legame forte con la cultura e la produzione cinematografica. Quindi non c'è un'invenzione né direi un miracolo negli ultimi tempi. Quello che è vero però è che si è modificato il rapporto con la città di Napoli, sia per quanto riguarda i fondali, sia per quanto riguarda le storie. Da semplicemente, come dire, turistico o comunque coloristico o anche direttamente legato alla logica delle storie, è diventato quasi, come dire, un leitmotiv letterario. La nuova Napoli, quella che è esplorata dai Sorrentino, dai Garrone, dalla fiction Gomorra in TV, ha degli elementi che sono sempre quelli storici, ahimè, anche della malavita, della criminalità, della passione, della lotta per sopravvivere, della lotta per l'indipendenza intellettuale dei napoletani e per certe loro concessioni un po' all'unanimismo patriottico. Ebbene, questa nuova verità viene fuori dai nuovi autori, dagli sceneggiatori, e rappresenta per Napoli una grossa possibilità, e cioè quella di mantenere la forza della tradizione di cui dicevamo, questo oro che è il patrimonio del passato, e renderlo però estremamente moderno, significativo di una evoluzione che si spera verso, se non le magnifiche sorti e progressive, verso un'ansia di riscatto e di rinnovamento dell'intera città e della sua cultura. Stavamo dimenticando di Papi Corsicano. Abbiamo dimenticato che ha fatto una commedia secondo me bellissima, che andò io al festa di fare 4-5 anni fa, insieme della... C'era Chimere, c'era Il seme della discordia con Caterina Mulino, sì, è un film veramente straordinario, quasi allora, di Almodovar, una commedia brillante. Sì, abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato l'aspetto greve di Gomorra, c'è anche l'ironia, il gioco, i colori. Infatti, proprio dicevo, la tradizione casomai vorrebbe una Napoli soprattutto legata ai suoi grandi attori, che poi autori e attori, da De Filippo, Totò, tutti i grandi, De Sica, Troisi, più sull'aspetto quindi un po' ilare o comunque sarcastico di una visione della vita. Quindi c'è anche questa componente, c'era già. Però voglio dire, anche in questo campo c'è una evoluzione che vale la pena di investigare e di seguire in maniera un poco più attenta. Non sono più gli stessi motivi, sia dal punto di vista leggero, Pappi Corsicato è un inventore di immagini, Capuano è un costruttore di anime, di atmosfere, di visceralità, Martone è un cineasta che racconta la storia o che racconta la poesia. Insomma, le anime sono diverse, non sono solo quelle della Camorra, questo lo so benissimo. Però la cosa che io intendevo sottolineare, che credo interessi di più a chi sta ascoltando il servizio, è proprio questa visione nuova, non oleografica, non semplicemente così conservatrice del passato, ma aperta alle contaminazioni e pronta a sperimentarsi rischiando qualcosa.